Grazie Barbara per l'invito, sono abbastanza lezione magistrale, non capita spesso. Siccome è piaciuto molto l'inizio, quindi è molto familiare, anche se c'è un bel gruppo di colleghi, l'affronterei in modo più che da lezione magistrale come quello che noi facciamo e abbiamo imparato in questi anni, ormai 7 anni di iniezioni intravitreali. Queste sono le mie disclosure. Sicuramente l'avvento dei nuovi farmaci ci ha permesso un miglioramento del trattamento dei pazienti. Questi sono due lavori e vedete come la cecità legale sia diminuita in modo importante grazie all'introduzione di trattamenti con anti-VGF e rispetto per esempio alla fotodinamica. Se guardiamo un po' la storia, si parte dal trattamento laser del 68 con il Macular Photocoagulation Study e soltanto, diciamo così, con l'avvento del pegaptanib, poi del bevacizumab, poi del ranibizumab e della aflibercept, abbiamo avuto sicuramente un discorso che è cambiato completamente da una situazione di stabilizzazione o lieve peggioramento addirittura a una situazione di la possibilità di recuperare capacità visiva. Questo grafico che deriva da una valutazione in cui anche Paolo Lanzetta era coinvolto, vedete come tutti i trattamenti che prevedono un'iniezione mensile portavano a un miglioramento della capacità visiva. Tutti quelli che invece prevedevano o delle trattamenti come per esempio il PIR, dove c'era ogni 3 mesi un trattamento, o PRN, in qualche modo portavano a un peggioramento. Soltanto il CAT di quelli PRN portava a un miglioramento. In realtà tutto ciò è, dagli studi clinici, è qualcosa di non realizzabile nella vita reale. E questo è quello che voi vedete dalla Marina, dall'Ancor, dove cioè ci sono trattamenti mensili che danno certamente un miglioramento molto significativo se lo confrontiamo con o il non trattamento. Nel Marina c'erano lesioni occulte, quindi non c'era a quel tempo un trattamento di riferimento, oppure la fotodinamica nell'Ancor, in cui erano le prevalentemente classiche, e a quei tempi, quando iniziarono gli studi, c'erano la terapia di confronto era la terapia fotodinamica. Vedete che lo stesso vantaggio avveniva con il trattamento con la aflibercept, quindi il V1 e il V2, dove vi era certamente un miglioramento che si facesse mensilmente o si facesse ogni 2 mesi dopo la terapia, le prime 3 trattamenti mensili. Quello che però ci porta più alla situazione reale, anche se era uno studio fatto, diciamo così, controllato da un'azienda farmaceutica, quindi non spontaneo ma sponsorizzato, era il sustain. Perché dico è più vicino a quello che è la vita reale? Perché a parte appunto le 3 iniezioni iniziali vi era un PRN, cioè un trattamento al bisogno, ma il trattamento al bisogno non era giudicato o valutato da un centro di lettura come normalmente viene negli studi clinici. Quindi nello studio clinico io ho il paziente che viene alla mia osservazione, io ho la possibilità di arruolarlo perché rientra nei criteri di inclusione, a questo punto mando le immagini al centro di lettura, il centro di lettura mi dice sì o no, e lì quindi la valutazione viene fatta da un unico gruppo.
Nel caso invece della vita reale e dello studio Sustain, la valutazione era fatta da me stesso, cioè io potevo decidere se quel paziente era o non era arruolabile, ma soprattutto l'altro dato importante era che io potevo o non potevo ritrattarlo sulla base della mia valutazione, cioè quello che si fa normalmente tutti noi nella nostra clinica. Quindi questo dato è più vicino a quello che noi facciamo. E se vedete, la cosa interessante è che c'erano praticamente tre gruppi. Un gruppo di pazienti che avevano un miglioramento e poi mantenevano questo miglioramento, e la cosa interessante è che in questo gruppo il numero di ritrattamenti era inferiore, e vorrei sottolinearvi questo dato, perché poi in qualche modo lo rivediamo nelle altre dati che vi darò successivamente. Un altro gruppo che migliorava e poi iniziava a perdere, anche se noi facevamo altri trattamenti, e vedete in questo caso il numero di trattamenti è superiore al primo, e quelli invece che non rispondevano anche dopo le prime tre d'attacco e rimanevano quindi con una capacità visiva bassa. Quello che ci possiamo chiedere è: questo gruppo di miglioramento e non mantenimento, da che cosa era dovuto? Poteva essere dovuto dalla comparsa di un'atrofia e quindi non tanto dalla non efficacia del trattamento, ma bensì da un peggioramento anatomico legato a una serie di fattori. Tutti gli studi clinici e la valutazione degli studi clinici cosa valuta? Valuta il miglioramento o il peggioramento in fatto di linee guadagnate. E l'altra cosa importante che bisogna far notare è che tutti gli studi clinici arruolano pazienti che hanno una capacità visiva che non deve superare i 5 decimi. Questo perché? Perché proprio perché devo dimostrare che ci sia un miglioramento. Se io arruolo un paziente che ha 8 decimi, chiaramente c'è l'effetto soffitto, cioè non posso vedere grossi miglioramenti. E questo è qualcosa che differisce dalla vita reale. Come avviene gli schemi di trattamento? Questi vedete dagli studi clinici, mensile, quello europeo è 3 iniezioni e PRN, sottolineo l'europeo perché per esempio nello studio CAT il PRN era della prima, non c'era la dose da carico, cioè si faceva un'iniezione, controllo mensile e si decideva se ritrattare o meno già dalla seconda iniezione. Noi invece facciamo le 3 d'attacco e poi decidiamo se ritrattare quando è attivo. Poi abbiamo il treat and extend, che è molto a parole utilizzato negli Stati Uniti e che prevede un allungamento del trattamento, cioè dell'intervallo di trattamento, ma in questo treat and extend io tratto anche quando non ho un segno di attività. Mi spiego meglio. Dopo le 3 d'attacco io aspetto un periodo che è di 6 settimane. In quel momento io tratto. Poi non ho riattivazione, benissimo, vado a 8 settimane. Non ho nessun tipo di attività, perfetto, lo rivedo a 8 settimane e lo tratto a 8 settimane. Questo è il treat and extend, che è un misto tra il farlo mensilmente, quindi vuol dire anche quando non ho una riattivazione, e invece il PRN. Se dovessi nell'intervallo a un certo punto rivedere la riattivazione del treat and extend, riparto con le 3 d'attacco e poi intervallando come precedentemente. Eylea invece, quindi l'aflibercept, ha quantomeno nel label europeo le 3 iniezioni e poi ogni 2 mesi per il primo anno comunque devo trattarlo. E in questo caso quindi io posso trattarlo e devo trattarlo anche quando non ho segni di attività. Questo è il nuovo, diciamo così, il nuovo suggerimento del ranibizumab, cioè una fase di induzione, quindi 3 o più iniezioni, perché io devo arrivare alla massima acuità visiva mantenuta almeno per 3 controlli e poi dopo posso agire sul PRN o il treat and extend. Questa attenzione, noi il treat and extend in teoria non ci viene rimborsato, perché
diciamo così, l'AIFA permette il rimborso solo se c'è un segno di attività. Quindi in teoria noi non possiamo trattare se non vediamo un segno di attività. Il dottor Bottoni a questo punto mi direbbe: ma c'è la possibilità di fare un altro? Lo rido perché è una grossa discussione che abbiamo in questi ultimi 2 mesi in clinica da noi, cioè come fare, e voi sapete, a ridurre il numero di visite e cercare di stabilirle in modo corretto. Il gruppo di Losanna ha pubblicato un lavoro su un piccolo numero di casi, ma che ha assolutamente visto come retrospettivamente ci sia una diciamo così, cadenza regolare nella riattivazione. Allora, dopo aver visto il primo anno o i 6 mesi, tu puoi fare una valutazione retrospettiva, vedere quando, chiaramente tu l'hai controllato mensilmente, vedere quando cadeva la riattivazione e quindi rivedere il paziente solo a quell'intervallo. E questa potrebbe essere una soluzione. Quali sono i metodi di ritrattamento? Quali sono i criteri? I criteri possono essere vari, quello del pronto, quello del sustain, quello del cat. Allora, il pronto era partito con la presenza di liquido all'OCT almeno 100 micron, poi una perdita di almeno 5 lettere della capacità visiva, o la presenza di emorragie maculari, o l'allargamento o la comparsa di nuove lesioni neovascolari. Il secondo anno in realtà sono stati molto più stringenti e quindi dicevano che qualunque presenza di liquido, non 100 micron, ma qualunque presenza di liquido poteva permettere il ritrattamento. Il sustain aveva in qualche modo recuperato i dati del pronto, perché quando era stato disegnato sulla base di un altro, del primo PRN che era il pronto, e il CAT invece aveva preso fondamentalmente i suggerimenti del secondo studio. Questo è un lavoro che è il famoso 7-Up, che fa vedere come i pazienti che erano stati arruolati negli studi registrativi poi venivano seguiti nel tempo. E vedete che a 7 anni la capacità visiva piano piano scendeva. Non abbiamo molti dati, vedete che il numero comunque è esiguo, dai 800-900 pazienti si è scesi a 65, quindi la cosa non è, diciamo così. E ricordate un altro dato fondamentale, che questi pazienti avevano una capacità visiva massima alla partenza di 5 decimi. Ve lo sottolineerò più volte durante la presentazione, perché secondo me questo è un dato assolutamente fondamentale. Questo è un dato invece del registro inglese, e anche qui vedete che la cosa, anche se per un periodo più breve, segue lo stesso tipo di andamento. Questi invece sono i dati dell'Aura. L'Aura è uno studio che è stato condotto da Bayer sui dati di una serie di centri in Europa, in Venezuela e in Canada, del trattamento con Lucentis nella pratica clinica. E la cosa interessante, vedete, è solo per farvi vedere chi andava benissimo, come quasi, questi erano 2 anni, quindi come gli studi clinici, erano l'Inghilterra. L'Inghilterra faceva una media di 9 iniezioni in 2 anni, con un recupero di 5,2 lettere. La peggiore, ahimè, era l'Italia. L'Italia aveva 5,2 iniezioni di media e una perdita di 2,5 lettere. Allora, letto così, siamo un disastro, perché probabilmente abbiamo buttato via una serie di, cioè una grossa quantità di fondi della salute pubblica. Questo vedete un po' i dati. Però la cosa interessante, devo dire, è una lettura differente. La lettura differente potrebbe essere questa. Cioè, se noi andiamo a vedere qual è la partenza dell'arruolamento, diciamo così, e la fine, notiamo che l'Inghilterra
in realtà ha una media di 3 decimi e arriva, non riesce ad arrivare ai 5 decimi in 2 anni. L'Italia parte da 7 decimi e mantiene 7 decimi. Qual è il vero problema? Il problema è che gli inglesi avevano il rimborso solo ed esclusivamente in quel periodo secondo i criteri di inclusione. Quindi 1 decimo, 5 decimi. Noi in Italia avevamo, grazie ad AIFA, la possibilità di trattare solo quei pazienti che avevano un viso superiore ai 2 decimi e quindi chiaramente quelli che avevano il viso migliore. Quindi probabilmente, e questo sarebbe da verificare, ma poi vediamo che abbiamo altri dati che forse lo confermano, è che se noi trattiamo prima, manteniamo una capacità visiva e forse abbiamo bisogno di meno iniezioni. E certamente al nostro paziente è molto meglio partire con 7 decimi e mantenergli 7 decimi. Perché? Perché chiaramente qui abbiamo l'effetto tetto, soffitto, e quindi non vediamo i miglioramenti ma vediamo solo i peggioramenti, ed ecco perché le meno 2-5 lettere. Poi magari non è nemmeno del tutto vero quello che vi sto dicendo, ed è invece, avremmo ottenuto ulteriori vantaggi se avessimo trattato più frequentemente, però purtroppo questo non lo sappiamo perché è uno studio retrospettivo e quindi questa è l'interpretazione dei dati. E vedete che la stessa cosa però succede in quello del dato dello studio retrospettivo fatto con i dati dell'Inghilterra, e vedete che se tu hai una capacità visiva alta la mantieni alta, e solo quelli che hanno una capacità visiva bassa possono guadagnare, ma non arriveranno mai ad avere il guadagno che poi al nostro paziente interessa, cioè lui vuol vedere bene, non vuol vedere, sapere che ha migliorato di 2 righe, non penso gli interessi se il suo visus poi alla fine è sempre 3 decimi. Questi sono i dati invece nostri della clinica, e vedete dal 2006 al 2013 abbiamo una serie di pazienti seguiti in modo all'inizio mensile, e il dato interessante, vedete, questa è la distribuzione di questo gruppo di pazienti consecutivi. Vedete, abbiamo un numero esiguo a 7 anni, e chiaramente se volete abbiamo, a differenza degli altri studi, la differenziazione per il tipo di lesioni, e la cosa interessante è, che riflette un po' la situazione in cui noi potevamo trattare con ranibizumab, bevacizumab eccetera, vedete come il ranibizumab ha una situazione abbastanza stabile, la media era 6 decimi di partenza ed è attorno ai 6 decimi alla fine dopo 70 mesi. Vedete che la cosa interessante è che logicamente qui entra il gruppo di pazienti che potevamo trattare, cioè quelli che avevano solo capacità visiva buona, cioè superiore ai 2 decimi. Invece bevacizumab, che facevamo nei pazienti che non potevano essere trattati, quindi in modo off-label, ed erano quindi, avevano logicamente una capacità visiva più bassa, e questo quindi è un bias, attenzione, non vuol dire che uno è meglio, un farmaco è meglio dell'altro in questo caso. E vedete che la situazione mista era perché quelli che erano partiti con bevacizumab prima che ci fosse ranibizumab e poi erano passati a bevacizumab o viceversa, partiti con bevacizumab e poi erano passati a ranibizumab. E quindi questa è una situazione che non dovete leggere per farmaco, ma dovete pensare per capacità visiva iniziale. E questo è il cambiamento della capacità visiva. L'altro dato interessante è la presenza delle RAP rispetto alle lesioni vascolari. Allora, una delle domande che ci siamo posti è: come dobbiamo seguire questi pazienti? I pazienti li dobbiamo seguire tutti nello stesso modo oppure possiamo differenziarli sulla base della lesione neovascolare? Allora, per esempio, il secondo occhio, quanto è coinvolto e in che percentuale questo avviene? E il dato interessante è proprio questo, cioè se noi andiamo a vedere di quel gruppo di pazienti
a distanza di appunto di 7 anni, vedere quando compariva la seconda lesione neovascolare, il dato che conferma tutta una serie di dati già pubblicati in letteratura ed è, credo, molto interessante, è che se noi abbiamo una lesione neovascolare classica o occulta, ma non una RAP, il 50% dei pazienti sopra, leggermente sopra i 5 anni ha il secondo occhio coinvolto. Quindi io ho la comparsa della lesione neovascolare nel secondo occhio nel 50% in 5 anni. Se guardiamo le RAP invece abbiamo il 50% a 3 anni. Quindi è chiaro che abbiamo un rischio di sviluppare una lesione neovascolare nel secondo occhio molto più elevata in tempi molto più brevi se abbiamo a che fare con una RAP. Quindi la capacità di identificarlo è sicuramente importante, perché questo paziente deve essere seguito con molta più attenzione anche per il secondo occhio. Quindi diciamo che il trattamento che noi facciamo è un trattamento sicuramente efficace. La capacità di riuscire a seguire questi pazienti con controlli mensili il primo anno probabilmente è importante. Potrebbe essere differente, anzi lo è, se noi scegliamo lo schema di trattamento Eylea. Qui non vi ho fatto vedere i dati di Eylea per un banalissimo motivo, che non abbiamo un anno, neanche un anno di trattamento con Eylea, e quindi non possiamo dirvi in realtà quanto differisce. Eylea noi all'inizio, quantomeno, l'abbiamo utilizzato quando siamo pazienti che erano già stati trattati al bisogno, quindi PRN, e probabilmente questo non era del tutto corretto. Mentre i pazienti naive, logicamente, li trattavamo con 3 iniezioni ogni 2 mesi. Però ritorno a dire, i dati attualmente non li abbiamo, quindi non posso parlarvi di fare confronti tra Eylea e Lucentis nella pratica clinica. Se usiamo un ranibizumab o bevacizumab, per chi lo usa, probabilmente il suggerimento di Ferdinando di guardare, cioè seguire mensilmente, poi andare a vedere quando è ricaduta almeno nel primo anno la riattivazione, potrebbe essere il metodo migliore per programmare i controlli successivi. Anche qui dati non ne abbiamo e vi dico soltanto quello che potrebbe essere. Sta di fatto che vengono sicuramente usate meno iniezioni rispetto agli studi clinici. Nel nostro caso, probabilmente non ve l'ho sottolineato, ma noi abbiamo una media di 4 iniezioni a paziente per il primo anno di medie, che è un po' uguale al dato dell'aura. La capacità visiva, avete visto, è sicuramente mantenuta con un viso abbastanza alto. Sembra, almeno che leggermente questo diminuisca, però la diminuzione del vantaggio è probabilmente legata anche qui alla partenza, cioè se noi partiamo con una capacità visiva alta probabilmente lo riusciamo a mantenere alto, cosa che non avviene se la lesione, il visus è basso, e certamente quindi il trattamento precoce è la chiave di tutto il trattamento delle lesioni neovascolari. Grazie. Vedo che hai il microfono, quindi aspetta. Sì, sono già pronta, perché mi piacerebbe capire da te, da tutta l'esperienza del vostro centro, quale è il centro di maculopatia ideale, come deve essere strutturato. Nel senso, tu hai dato degli schemi, sono molto corretti, derivano dalle proposte degli studi. Ma io mi chiedo,
è giusto che ci siano dei colleghi dedicati, perché qui ci vuole una clinica oculistica dedicata alle maculopatie, e dove per esempio da noi abbiamo numeri fissi di iniezioni al mese che non possiamo superare, per cui quando ci arrivano i casi urgenti non abbiamo a volte la possibilità di inserirli nel tempo corretto, e quindi stiamo decidendo, quando arrivano i pazienti nuovi, di dare già tutto il calendario, se possibile nell'arco di un anno, sia di iniezioni sia di OCT e di fluorangiografie. E volevo sentire da te se poteva essere una proposta accettabile, anche perché è più facile disdire che inserire all'ultimo momento, e mi fa sentire comunque più sicura che il paziente venga in ogni caso rivisto al mese con una visita e un OCT ed eventualmente con la fluorangiografia ai 3 mesi. Però ecco, non sono assolutamente sicura come tempi di fluorangiografia e di rivalutazione, a parte ciò che ci richiede l'AIFA, che cosa sia lo schema più valido per seguirli bene. Allora, non è una risposta chiaramente facile, per un motivo banalissimo. Allora, se noi decidiamo di fare quello che dici tu, allora probabilmente la cosa migliore è usare quel farmaco che anche da label ci permette di trattare anche se non c'è riattivazione, cosa che, ripeto, con ranibizumab in realtà non lo fai, quindi sei obbligato comunque a controllare prima di decidere il ritrattamento. Nelle fasi iniziali, io ho detto un anno, potrebbe essere 6 mesi, questo non te lo so dire, però il controllo mensile è importante, cosa che io tenderei a fare anche però nei pazienti che hanno fatto quello programmato, perché se tu vai a vedere il risultato degli studi clinici, tu comunque hai un aumento dell'edema nel primo intervallo, e purtroppo ci capita anche alcuni casi che non rispondono, e quindi dopo il terzo mese, al mese di controllo, hanno ancora edema, e allora lì tu sei nella situazione in cui, come faccio, ritratto con il farmaco, devo aspettare un mese o lo tratto prima? Anche lì, cioè, ci sono purtroppo situazioni che non sono così schematizzabili, e lo si fa negli studi clinici, ma poi quando hai il rapporto diretto col paziente la cosa diventa un pochettino più complicata e meno standardizzabile. Quello che io e tutti noi facciamo da noi è quello che i primi periodi, cioè i primi almeno 6-8 mesi, facciamo il controllo mensile e trattiamo quando è necessario. Se vuoi lo puoi fare lo stesso, cioè programmarlo. L'altra cosa importante, e tu l'hai sottolineata, è l'accesso al trattamento. L'accesso al trattamento logicamente ha una grossa limitazione se sei obbligato a farlo in sala operatoria. La Regione Lombardia in realtà non ti obbliga in sala operatoria, basta una sala chirurgica. E adesso, grazie alla SOL, ci sarà proprio un tentativo di farlo accettare e pubblicare direttamente alla Regione. Se voi lo chiedete però in Regione, ve lo permettono. Noi infatti lo facciamo in una sala chirurgica, e questo ci permette di arrivare a fare numeri in giornate anche elevati. Siamo arrivati a 152 iniezioni in un giorno, ma perché non devi andare in sala operatoria? Se vai in sala operatoria logicamente non puoi permetterti questi numeri e queste frequenze. Però il trattamento precoce credo che sia fondamentale, perché, e io più vedo i dati, più ne sono convinto, probabilmente alla lunga risparmi, oltre al vantaggio al paziente, ma è anche probabilmente realmente una necessità minore di iniezioni nella stragrande maggioranza dei casi, perché blocchi la lesione che può anche regredire. Grazie. Certo che con 150 iniezioni al giorno tu mi devi dire chi ti fa le richieste AIFA, perché lui, è il problema le fa lui, più grande. Le fa lui. No. Confesso, non le posso fa. Aggiungere una cosa, perché è importantissimo l'aspetto organizzativo. Il discorso dell'accesso alla sala operatoria è fondamentale. Noi abbiamo provato a fare quello che ha detto Giovanni, a quello di chiedere ad una sala chirurgica non idonea per fare la chirurgia
normale dell'oculistica di poter fare il trattamento. La mia direzione sanitaria mi ha detto di sì, però la ASL ci ha smentito e mi ha detto assolutamente no, perché la SOE ha definito un atto chirurgico maggiore l'intervento di iniezioni e quindi noi non possiamo dare un'opinione diversa. E quindi, in attesa di situazioni diverse che speriamo e stiamo cercando di portare avanti, ma purtroppo l'ASL almeno, e io consiglio di chiedere all'ASL, non alla direzione sanitaria, perché poi è l'ASL alla fine che crea o può creare il problema davanti ad una complicanza. Dal punto di vista organizzativo è un grosso problema. Io personalmente non credo che dare già lo schema annuale sia la cosa migliore, perché intasi tutte le liste, perché se tu a questo punto poni già in essere per un anno la sala operatoria già pronta, non ti rimane poi dopo breve non ti rimane più la possibilità di fare nulla. Il problema per me almeno non è tanto la sala operatoria, ma è la possibilità di visitare mensilmente. Anch'io come Giovanni i primi 6 mesi la faccio mensile e dopo 6 mesi la faccio bimensile. E io vado un po' a elastico, cioè noi abbiamo un ambulatorio di retina medica, ti dico abbiamo non so 15 giorni di retina medica, se vedo che supera il mese d'attesa aumento la possibilità di visitare, quindi aumento a invece di 15 aggiungo 2 o 3 giorni di visite. Chiaramente per questo ho tolto una seduta chirurgica in un altro ospedale, ma io credo che questo sia prioritario rispetto a fare una seduta chirurgica di cataratta. Quell'azienda ci guadagnerebbe molto di più, però siccome non mi danno il personale, che ci rimettano pure, ma io devo calcolare che questa è una terapia salvavita, la cataratta può anche aspettare un mese in più. Prego. Quando avevamo già problemi con la degenerazione maculare legata all'età, dicevamo chissà che problemi avremo quando ci sarà anche la retinopatia diabetica da trattare, e problemi effettivamente ce l'abbiamo. Secondo me dobbiamo ipotizzare delle scelte rivoluzionarie, altrimenti andremo sempre peggio e ci ridurremo a fare 150 iniezioni in una mattina, e gli ospedali saranno dedicati praticamente solo a questo, perché come giustamente tu dicevi non c'è confronto rispetto all'urgenza di una cataratta. Però la realtà qual è, Giovanni? La realtà è che se un paziente naïf entra, chiede da me o a vicini ospedali diciamo attrezzati di poter accedere al percorso, gli viene dato un tempo di attesa che è assolutamente fuori dei criteri di indicazione di cui tu parlavi poco fa. Primo punto, quindi l'accesso rapido e trattamento precoce quindi è fondamentale. Secondo, basta che guardiamo un pochino fuori, se guardiamo il Murfields, le iniezioni intravitreali le fanno i paramedici. Oramai da più di 2 anni le fanno i paramedici, hanno valutato se c'era un maggior numero di incidenti, la risposta è stata no, il lavoro è stato anche pubblicato, e quindi tutto il trattamento iniettivo viene delegato a questi paramedici. Terza cosa, il monitoraggio viene fatto con degli schemi che hanno il limite degli schemi fissi, però ogni mese un paramedico fa un OCT e un medico offline verifica l'OCT, ogni 3 mesi il medico visita il paziente fino a ottenere una certa stabilizzazione. Questi sono dei criteri rivoluzionari che, se vogliamo uscire da questa palude, dobbiamo in qualche modo affrontare con tutte le problematiche che tu hai sollevato, SOI, aspetti legati all'USL, il rimborso, l'AIFA, chi scrive, eccetera. Però altrimenti, se rimaniamo così, lotteremo sempre arrampicandoci sugli specchi. Sì, d'accordo, nel senso che noi sinceramente l'accesso, diciamo così, per i pazienti nuovi è molto rapido. Noi, una delle cose che continuo a cercare di combattere come la mentalità è quella degli esami e delle cose tutte quando c'è il posto. Per questo tipo di patologia non si può fare, cioè se io preferisco far aspettare il paziente 5 ore in sala d'aspetto, ma non 5 giorni o 5 mesi come succede. E per cui quando il paziente viene da noi è mandato da colleghi o mandato da uno di noi che viene... Sì, però guarda che noi, allora il discorso è che lo so, ma il problema è questo, secondo me non c'è
Allora, se tu ci ragioni, il tempo che tu impieghi per fare 3 volte l'accettazione, se io voglio fare fluoro, cioè OCT, fluoro e indocianina, in molti posti si fa, oggi faccio l'OCT, poi ti do l'appuntamento per la fluoro, poi dopo ti do l'appuntamento per l'indocianina. Il tempo burocratico soltanto è moltiplicato per 3. Il tempo che io impiego per fare l'OCT e magari in una stessa macchina prenderti una vena e iniettarti una soluzione mista fluoro-indocianina e quindi fare anche quello, tagliare il tempo, ci metto molto molto meno. Non credo che riesci ad abbattere. Io ovviamente magari fosse, dico, da noi la situazione è drammatica. E il problema principale è anche che non esistono dei centri, diciamo, qui dove convogliare tutti questi pazienti. Ci dovrebbero essere in una regione 2 o 3 centri che fanno solo questo e quindi sono iper allenati a su fare questo. Solo questo sono pienamente d'accordo. Quindi è un grosso problema che senza scelte rivoluzionarie secondo me non risolveremo. Io per esempio credo molto nell'aiuto del territorio per i controlli, cioè io sono convinto che se ci fossero i nostri colleghi sul territorio che avessero, o consorziati eccetera, avessero uno strumento e un ortottista, giustamente, che, quindi un tecnico che acquisisca le immagini e poi siano valutate, oramai c'è la possibilità, dal centro che sta conducendo il trattamento, questo sarebbe uno scaricare gli ospedali dai controlli e quindi vedere solo i pazienti che hanno bisogno di un trattamento. Questo credo che dal punto di vista anche economico non sarebbe una grossissima spesa organizzandolo così, e questo certamente permetterebbe un accesso molto più precoce. Se pensiamo non solo alla sanità ma anche al welfare collegato, io sono convinto che quello che risparmi con gli ipovedenti, avendoli trattati in modo tardivo, lo recupereresti tranquillamente facendo un accesso molto più veloce. Grazie Giovanni, purtroppo dobbiamo andare avanti. Sono state dette delle cose molto molto importanti, un applauso a tutti quelli che hanno partecipato. E mi auguro in effetti davvero che a livello di società scientifiche riusciamo a fare dei cambiamenti rivoluzionari, come ha detto Stefano. Passiamo la parola al dottor Pinakat, che in effetti presenta una di queste esperienze di pratica clinica, in questo caso con aflibercept, iniziata da pochi mesi alla clinica Sant'Anna. Si può collegare qua? Colleghiamo il computer. Allora, volevamo raccontarvi la nostra esperienza con aflibercept. Per anni abbiamo utilizzato Lucentis e ci ha dato grandissime soddisfazioni. Trattiamo circa 60 pazienti al mese, quindi per anni Lucentis ci ha accompagnato riuscendo a
migliorare l'acuità visiva di molti pazienti. Da poco abbiamo a disposizione aflibercept e stiamo imparando a conoscerlo e quindi volevamo raccontarvi un po' come lo stiamo introducendo nella nostra pratica clinica. Anzitutto un'introduzione a cos'è aflibercept. È una proteina umana, quindi non di derivazione animale, ed è una proteina di fusione, ovvero è costituita da tre parti, due sono due siti di legame recettoriale, uno che deriva dal recettore 1 del VEGF, l'altro dal recettore 2, che sono uniti tra di loro tramite una componente FC. Ne deriva quindi che aflibercept presenta le caratteristiche di legame di due recettori, quindi da una parte il VEGF1, il VEGFR1 è in grado di legare il VEGFA, il VEGFB e il PGF, dall'altro il VEGF2 è in grado di legare il VEGFA, quindi quando il farmaco entra in circolo è in grado di legare queste tre molecole, ed il legame 1-1, cioè la molecola di aflibercept lega solamente uno di questi fattori. Questi sono gli studi clinici che sono stati condotti con aflibercept e che si stanno completando e stanno portando aflibercept nella nostra pratica clinica. E al momento le indicazioni terapeutiche per aflibercept sono nella AMD esudativa, nell'occlusioni venose, adesso da pochi giorni c'è stata l'indicazione anche per l'occlusione venosa di branca, non è ancora rimborsata, ma l'indicazione c'è, e nella degenerazione maculare senile. La posologia raccomandata da scheda tecnica nella degenerazione macolare senile è di una iniezione di Eylea al mese, seguita da un'iniezione ogni 2 mesi per il primo anno, mentre dopo i primi 12 mesi il trattamento viene insomma poi deciso dal medico. Per quanto riguarda l'occlusione venosa, si continua con un trattamento mensile fino a quando si raggiunge la massima acuità visiva. E dopo si decide come dilazionare la frequenza delle iniezioni in base all'attività dell'essudazione. Per quanto riguarda l'edema maculare diabetico, invece, da scheda tecnica, il trattamento con l'Eylea inizia con un'iniezione al mese per 5 dosi, seguita poi da un'iniezione ogni 2 mesi. Noi abbiamo iniziato ad usare Eylea dal gennaio 2014, quando ancora non era possibile il rimborso, quindi è stato trattato in un centro esterno, in un centro privato qua di Brescia, il The Hospital Borgovura, e successivamente abbiamo iniziato a trattarlo nel nostro istituto clinico al Sant'Anna dal novembre 2014. Gli occhi trattati sono stati 62 e 43, con un rapporto maschio-femmina di 2/3 donne e 1/3 uomo. In entrambi i casi sono stati per lo più ritrattamenti, quindi i pazienti trattati in AIF sono stati pochi. E per questioni diciamo di pratiche non ho considerato i visus dei pazienti trattati nel centro esterno, perché proprio essendo stati trattati in un centro esterno erano in regime di solvenza, quindi non potevamo e molti pazienti non potevano fare un trattamento secondo scheda tecnica, e quindi ho considerato solamente i pazienti trattati al Sant'Anna secondo scheda tecnica, di cui però al momento abbiamo solamente 10 pazienti, di cui abbiamo un visus pre e post a questo punto a 3 mesi. In questi 3 mesi comunque c'è stato un miglioramento dell'acuità visiva, abbiamo visto che il visus medio pre era di circa 5 decimi e dopo 3 mesi è salito a 6,4 decimi, quindi c'è stato un miglioramento. In questi mesi di trattamento comunque non abbiamo avuto eventi avversi oculari e sistemici. La casistica è piccola abbiamo cercato comunque di differenziare, ecco, se i casi trattati erano
per lo più di, in base al tipo di maculopatia senile, visto che comunque la maggior parte dei pazienti sono stati trattati per maculopatia senile. E solamente due sono stati trattati per una membrana neovascolare preepiteliale, tutti gli altri sono stati trattati per una membrana neovascolare occulta. Per quanto riguarda la procedura che abbiamo adottato, è la procedura classica secondo linee guida SOI. Mi premeva solamente un dettaglio riguardante il prelievo del farmaco, in cui il farmaco secondo scheda tecnica viene aspirato con ago da 18 e successivamente la siringa viene capovolta con la testa verso l'alto e viene inserito un ago da 30. A questo punto viene fatto in modo di buttare fuori l'aria. Nella pratica questa procedura tante volte ci metteva in dubbio se effettivamente nella parte iniziale della siringa non ci fosse liquido, o meglio il liquido e l'aria si miscelavano insieme, e quindi per cercare di essere più sicuri in questa pratica abbiamo tolto l'aria senza la siringa, senza l'ago da 30 attaccato, e in questa maniera eravamo più sicuri nel vedere che la quantità di farmaco fosse tutta integra. La scheda tecnica di Ailia, come diceva prima Barbara, fa sì che la rivalutazione del paziente possa avvenire dopo la quinta iniezione. E pertanto abbiamo cercato di organizzare la nostra pratica in base a questo dato. Riteniamo comunque, come emerso insomma dalla discussione precedente, che sia fondamentale avere un OCT ed un visus almeno dopo la prima e la seconda iniezione. Al momento noi ci limitiamo in realtà a controllarli dopo la prima e la seconda per identificare i pazienti non responsivi o pazienti che peggiorano con le iniezioni e quindi potenziali candidati ad un altro genere di intervento o in caso di cali della vista importanti nel nostro centro anche ad una chirurgia sottoretinica. E consideriamo invece di rifare una rivalutazione visus, fluorangiografia, OCT, ECG dopo la quinta iniezione. È ovvio che i nostri casi e il numero di pazienti che abbiamo trattato è al momento esiguo e quindi che è difficile estrapolare da questo dei dati che possono avere una valenza, però volevo condividere con voi alcuni casi clinici per cercare di trarre delle possibili indicazioni o degli spunti, dato che essendo casi singoli non possiamo parlare di scienza, ma è sempre utile per poter ragionare sopra. Il primo caso è una sospetta tachifilassi, era una paziente che nel marzo 2011 aveva un visus di 7 decimi, aveva già fatto 6 lucentis. La membrana neovascolare era tomograficamente quiescente. Nel marzo 12 c'è un'iniziale riattivazione, comparsa di liquido sottoretinico ed aumento del sollevamento di epitelio pigmentato. Il visus è ancora a 7 decimi, concludiamo che si tratta di una riattivazione e proponiamo altri 3 lucentis. A luglio 12 la situazione però non è migliorata, è ancora presente un sollevamento di neuroretina e il visus è in calo perché siamo arrivati a 5 decimi. Al momento decidiamo di continuare comunque con i trattamenti. A febbraio 13 la situazione non migliora, a dicembre 13 abbiamo la possibilità di utilizzare un nuovo farmaco e quindi consigliamo alla signora di sottoporsi ad una iniezione di Ailia. La paziente può farlo, accetta. A gennaio 14 viene somministrato Ailia, a febbraio 14 non c'è più liquido sotto la retina, il sollevamento di epitelio pigmentato si è appiattito, il visus è passato a 4-5 decimi. Consigliamo alla paziente
dato che comunque il farmaco era a pagamento e che non poteva permettersi un'altra iniezione a distanza di un mese, di rivederci il mese successivo. La paziente però non si presenta e la rivediamo ad aprile, ed ad aprile troviamo una riattivazione. Ma la cosa particolare è che era una riattivazione diversa dalle precedenti, perché precedentemente avevamo un sollevamento di neuroretina ed era presente un piccolo sollevamento epiteliale. In questo caso abbiamo sì un sollevamento di neuroretina, ma il sollevamento di epitelio pigmentato è molto maggiore. Consigliamo alla paziente di sottoporsi ad un'iniezione di Eylea. E a maggio 14 la membrana neovascolare si presenta tomograficamente quiescente. A giugno 14 si sottopone ad un'altra iniezione e successivamente per ben 4 mesi la paziente non ha avuto più riattivazione. Quello che mi premeva farvi vedere, insomma, da questo caso era la differente morfologia delle riattivazioni che si è verificato dopo Eylea. Non succederà ovviamente trattandolo secondo scheda tecnica. Questo caso è molto particolare proprio per il fatto che la paziente non si è ripresentata e che non è stata trattata secondo schema. Però dopo circa 3 mesi il tipo di si è avuta la riattivazione ed il tipo di riattivazione è stato diverso rispetto alle riattivazioni a cui eravamo abituati precedentemente con Lucentis. Quindi probabilmente gioca il tipo diverso di meccanismo di azione del farmaco o un effetto rebound dalle molecole che sono implicate. Il tempo di riattivazione in questo caso è stato di circa 3 mesi, quindi a 3 mesi dall'iniezione abbiamo avuto la riattivazione del farmaco. E l'altra domanda che ci dovremmo fare è come trattare i pazienti quando passiamo ad uno switch, quindi pazienti che sono sempre stati trattati con Lucentis e decidiamo di trattarli poi con un altro farmaco, come li trattiamo? Probabilmente avremo, la cosa migliore sarebbe stata quella di mantenere almeno 3 iniezioni con il nuovo farmaco per cercare di stabilizzare la lesione anziché attendere di più. Questo è un altro caso che abbiamo osservato, nel senso che adesso vi sto facendo vedere delle diversità rispetto a quello che notavamo prima. E una cosa nuova, ecco, con questo nuovo farmaco è la risposta ai sollevamenti di epitelio pigmentato. Questa paziente nel marzo 2014 aveva già avuto 13 iniezioni con Lucentis. La situazione comunque presentava un sollevamento di epitelio pigmentato ed un sollevamento di neuroretina. L'ultima iniezione l'aveva avuta un mese prima e decidiamo pertanto di aspettare. Dopo un mese non ci sono sostanziali modificazioni, dopo 2 mesi e mezzo il liquido sottoretinico è in aumento. Perciò consigliamo alla paziente a questo punto di tentare una Eylea. E dopo un giorno, questo è l'OCT dopo un giorno, notate che il sollevamento di epitelio pigmentato si è appianato, il sollevamento di neuroretina è scomparso e la situazione è tomograficamente migliorata. Non possiamo ritrattare il mese dopo, la paziente ritorna dopo 2 mesi, il PED è aumentato, sta iniziando a comparire un pochettino di liquido sottoretinico, consigliamo un'altra volta Eylea, la paziente ci dice mi dispiace ma non posso permettermelo. Riusciamo ad inserire la paziente con Lucentis allora, ottobre 14 trattiamo con Lucentis, dopo un mese il PED è invariato, il liquido sottoretinico è presente ancora in piccole quantità, lievemente aumentato. Dopo 2 mesi abbiamo un lieve aumento del liquido sottoretinico. Un ulteriore lieve aumento del liquido sottoretinico. A questo punto siamo a dicembre, possiamo inserire la paziente con Eylea con il Sistema Sanitario Nazionale. Questo è il quadro OCT dopo 20 giorni, quindi liquido sottoretinico assente, PED appiattito. Quindi
questo quadro ci mostra proprio il differente meccanismo di azione rispetto a Lucentis. Comunque il miglioramento tomografico non significa aumento del visus, mi importava sottolinearvi questo. L'altra cosa che volevo sottolinearvi è che nei casi finora trattati non abbiamo avuto nessuna rottura di epitelio pigmentato. Questo è un altro caso di DEP gigantesco, e questo come si è evoluto nel corso dei mesi di trattamento. E questo è un altro caso, ma mi premeva farvi vedere questa immagine ICG. Questo è prima del trattamento e questo è dopo il trattamento. Notate il vaso all'interno del PED e notate come le dimensioni diminuiscono, e questo potrebbe essere comunque un altro dei fattori in gioco nel differente meccanismo d'azione. Insomma, abbiamo due validi strumenti e dobbiamo imparare quando usare uno e quando usare l'altro, quindi dobbiamo anche cercare di classificare bene le patologie che trattiamo e di capire quando uno dei due farmaci è migliore rispetto all'altro, quando sono uguali o quando in modo tale da sapere come utilizzare questi farmaci al meglio. Mi preme però poi ricordare un'altra cosa, che non basta avere il miglior risultato, serve anche il miglior risultato con la spesa inferiore ed il minor numero di trattamenti fatti al paziente. Quindi continuiamo a considerare anche il laser quando serve, l'utilizzo della PDT e gli steroidi, per cercare di diminuire il numero dei trattamenti. Grazie. Tempo stringe, andiamo avanti e concludiamo la sessione sulla maculopatia esudativa. Non volevo stare sul podio, volevo sedermi, ma è troppo complicato. No, buongiorno a tutti, prima di tutto è un onore essere qua a intervistare Barbara. Siamo conosciuti un sacco di anni fa, l'inizio della mia esperienza a Negrar, dove entrambi abbiamo collaborato e lavorato, è stato proprio nello svolgere una tesi sui trapianti epitelio pigmentato retinico e coroide, e da lì insomma poi è nata una collaborazione che è durata per anni. Entrambi abbiamo continuato a occuparcene anche dopo Verona, e insomma siamo qui per vedere i risultati di Barbara, che vedrete domani. È un chirurgo con una mano incredibile. Iniziamo? Vai. Allora, prima di tutto, quando ho iniziato avevo iniziato a dirlo io, ma soprattutto la domanda è: in una chirurgia così complessa, perché è una chirurgia veramente complessa, esiste probabilmente una curva di apprendimento, e la domanda è: come andava all'inizio? All'inizio tecnicamente non partivamo da zero. Ho iniziato a fare questi interventi nel 2007, quando lavoravo con Grazia Pertile, e poiché c'era già l'esperienza della chirurgia sottoretinica legata alla traslocazione maculare, i passaggi chirurgici erano abbastanza quotidiani, e quindi l'incertezza era cosa succederà tagliando il primo pezzo di coroide. Sanguinerà senza essere capaci di completare il patch, sarà impossibile portarlo a termine. Tante cose, tanti passaggi erano proprio delle novità, non sapevamo come usare la diatermia, se mettere il perfluoro, poi mi è venuta l'idea di mettere il perfluoro sottoretinico per stabilizzare, nel timore che magari potesse anche dare problemi. In realtà il perfluoro poi viene riaspirato, come vedrete, quindi problemi non ne dà. Ma questo per dire che alcune incertezze c'erano, anche se c'era una base di esperienze precedenti, e quindi non era come partire davvero del tutto all'avventura.
Sicuramente abbiamo iniziato con casi più per dimostrare la fattibilità della chirurgia che l'efficacia. E quindi erano casi magari con delle fibrosi avanzate che ci permettevano di portare a termine l'intervento e capire se era un intervento sicuro o con quale percentuale di complicanze, se accettabili o meno. E poi ecco, una volta stabilito che l'intervento lo era, seguendo una certa tecnica, allora da lì abbiamo cominciato ad allargare le indicazioni. Erano molte complicanze all'inizio? In realtà no, questa è la tecnica, ti ricorderà qualcosa questo, quando ci siamo affidati a raccogliere la prima casistica e quindi a pubblicare insieme la tecnica della retinotomia periferica per arrivare all'approccio dello spazio sottoretinico, e la percentuale di complicanze in termini di PVR, che è sempre la complicanza di cui si parla di più, i colleghi ci chiedono, era paragonabile a una percentuale di PVR legata ad altri distacchi di retina, ecco, quindi no, non superiore. Notavamo magari altri tipi di complicanze più diciamo specifiche, come un possibile sanguinamento dopo la chirurgia, il giorno dopo, per fortuna molto molto raro, perché è la complicanza più importante. La mancanza di vascolarizzazione del patch, che specialmente all'inizio ci sembrava totalmente fuori del nostro controllo chirurgico, o la possibilità di indurre un foro maculare, una membrana epiretinica, quindi complicanze in macula. Tutte, come vedrete, intorno al 2-5% dei casi. Quindi in buona sostanza le complicanze c'erano, non erano zero, ma erano tali da giustificare di andare avanti con la chirurgia. E quindi abbiamo standardizzato la tecnica, immagino, e quante ne hai fatte fino ad ora? Se si può sapere. Allora, qua io vi ho lasciato qualche diapositiva che ho portato a qualche congresso. Avevo presentato alla American Society of Retina Specialists del 2012 gli primi 84 casi, questi raggruppano Brescia e Verona, e quindi con un lungo follow up dedicati soltanto a CNV di maculopatie senili, con un buon visus nell'altro occhio, e quindi era il primo occhio affetto, scegliendo o non responder dopo almeno 6 anti-VEGF o emorragie sottoretiniche o rotture dell'epitelio pigmentato retinico. E in questi casi ci sono le buone indicazioni e le cattive indicazioni, e quindi alla fine i risultati erano questi: un 51% di pazienti che recuperavano vista e un 26% che rimaneva stabile, un 23% che perdeva o guadagnava quanto? 36% di occhi guadagna 3 linee di Logmar, ma solo il 10% ha un visus finale in buona sostanza di un decimo. Quindi questi erano i risultati. Poi alla fine i pazienti, chiedendo a loro, loro ti riferiscono di essere contenti di aver fatto la chirurgia, perché non vedono la macchia, perché vedono meno distorto, perché hanno un campo visivo migliore, e soprattutto tanti di loro recuperano una capacità di vista da vicino che è migliore di quella che recuperano da lontano. È un fenomeno che non riusciamo ancora bene a spiegare. E questo, diciamo, era nella prima serie di casi. Io mi sto rendendo conto che migliorando le indicazioni e il timing dell'intervento, anche il visus finale può essere migliore di così. Hai qualche esempio da farci vedere? Sì, qua ho gli esempi della prima casistica. Questa vi faccio subito vedere la paziente migliore, perché è quella che poi mi ha dato la motivazione ad andare avanti. Questa giovane insegnante che partiva da 3 decimi di vista, vedete, ha una fibrosi sottomaculare e aveva già fatto delle iniezioni. Certamente uno di quei casi che si inietta di nuovo non ha certo la possibilità di recuperare la vista, si vuole eventualmente iniettare per bloccare l'attività della patologia. Sotto vedete già 3 mesi dopo il patch, e infatti questo sotto non è più la CNV ma è il patch. A 3 mesi vede uguale a prima, 3 decimi,
a 6 mesi vede 4 decimi, a 5 anni vede 5 decimi e legge. Essendo una giovane maestra è anche contenta di poterlo fare. E questo, diciamo, è stato uno di quei casi che ci ha incentivato a proseguire. E questo era un altro dei casi che tu ben conosci, che arriva a vedere 8 decimi dopo 6 mesi. Quindi in tanti di loro osserviamo un progressivo recupero di vista nel tempo, non è un tutto subito. Questo è uno dei pazienti ultimi che ho operato. Questo è l'altro occhio, perché adesso mi opero i secondi occhi anche. E questo dopo il patch, vabbè, qui si vede poco, ma era per far vedere che progressivamente sembra ricomparire la linea dell'ellissoide sopra il patch, e quindi rimane ancora la domanda, ma sti fotorecettori ricompaiono, ricrescono davvero o solo li vediamo meglio dopo il patch perché vengono meglio nutriti da un epitelio e una coroide sani? Nella selezione del paziente utilizzi l'OCT per verificare, cercare di capire se c'è una speranza di recupero oppure no? Perché uno dei problemi principali... È il criterio di scelta. Esatto, è proprio il criterio di scelta del paziente. E all'inizio ci siamo detti che l'integrità della neuroretina doveva essere fondamentale. E uno, è molto difficile da valutare quando ci sono situazioni molto complesse come una grossa emorragia sottoretinica, sì, dove peraltro non ti aiuta neanche elettrofunzionale, perché abbiamo una risposta negativa sia in microperimetria che in esami elettrofunzionali, come tutti gli esami che si possono fare, e rimaneva solo di guardare l'OCT. Io avevo avuto l'opportunità di guardare più di 140 pazienti a Rotterdam, infatti a Van Meurs, ma non si riusciva a identificare statisticamente un criterio di scelta definitivo, perché i dati erano talmente sporcati dalle complicanze post-operatorie che alla fine non veniva statisticamente significativo nulla, anche escludendo le complicanze. Quindi ti chiedo, beh, è un passaggio difficilissimo, credo. Mi sentirei comunque di dire quali pazienti vanno esclusi dal patch. Infatti tanti colleghi, quando pensano a questo tipo di chirurgia, pensano che sia ora di inviare il paziente alla chirurgia sottoretinica quando non c'è altra possibilità, quando gli anti-VEGF hanno raggiunto il loro limite, ci sono le fibrosi, ci sono le atrofie. Una retina in atrofia non avrà mai nessun beneficio da una chirurgia sottoretinica di qualsiasi genere, perché il presupposto che per questa chirurgia funzioni è che la retina sia ancora abbastanza funzionante, perché noi possiamo solo trapiantare l'epitelio sotto e la coroide, non possiamo trapiantare o fare nulla sulla retina. Quindi se la retina è già in atrofia, se l'ellissoide non si vede, se c'è una degenerazione cistoide avanzata, non ha nessun senso mandare questi pazienti alla chirurgia, questo si può dire. Infatti la paziente ideale sarebbe quella che vi ho fatto vedere prima, uno come questo per esempio, dove c'è una maculopatia sotto, però vedete che la retina è ancora visibile, è ancora abbastanza integra, magari parzialmente danneggiata, o come questa, la retina è sollevata sopra la membrana, ma c'è ancora. Quindi se io la prendo in tempo e sotto la membrana metto un epitelio, una coroide sani, c'è la possibilità che quella retina riprenda a funzionare. Se ci metto una retina atrofica non succederà assolutamente niente. Quindi io ritengo che tante chirurgie decretate come fallimentari siano legate al fatto che sono stati mandati a chirurgia pazienti inoperabili. E per quello che riguarda l'emorragia sottoretinica fresca, rimane per me un'indicazione, specialmente, lo vedrete domani, il primo paziente che opero è una signora che nell'unico occhio che vedeva 7 decimi fino al 18 di febbraio, adesso è a contadita per un'emorragia al polo posteriore. Quindi un buon visus preoperatorio, un timing piuttosto veloce è una buona indicazione. Quindi l'OCT, diciamo, ci aiuta a escludere i casi, quando ci fa vedere la retina ci aiuta a capire quali sono i casi che possono essere operati, i sanguinamenti, le rotture di epitelio pigmentato relativamente recenti rimangono secondo me delle indicazioni. Benissimo.
Ascolta, al netto della corretta selezione del paziente, hai qualche consiglio chirurgico per evitare le complicanze? Sì, io mi rendo conto sempre di più che la chiave della chirurgia ce la giochiamo durante l'intervento. Questa è una chirurgia che, a differenza delle altre, anche altre chirurgie retiniche, non perdona. Qualsiasi errore viene assolutamente pagato caro nel post chirurgico, e quindi è estremamente importante ricercare nel dettaglio di fare tutto per bene, e quindi una vitrectomia estremamente completa, coloro e ricoloro il vitro 4-5 volte per essere sicura di toglierlo tutto, faccio una retinotomia il più periferica possibile perché questo mi mantiene di non avere epitelio pigmentato tanto esposto alla fine, una buona diatermia attorno al sito di prelievo del patch, ma ve le ridirò tutte anche domani queste cose, e un patch largo in modo tale che quando i bordi vengono toccati mi permettano lo stesso di avere epitelio sano sotto la fovea. Quindi è vero, questi anni sono serviti per capire come migliorare la chirurgia e diminuire le complicanze. In realtà, ecco, se queste rimanevano le indicazioni iniziali che vi ho detto, cioè la rottura dell'epitelio pigmentato, l'emorragia e un paziente che ormai non può avere altro beneficio dalle iniezioni ma è ancora motivato a ottenere di più, erano le indicazioni uniche. Poi in realtà nel tempo ho aperto nuove indicazioni e quindi volevo farvi vedere i risultati ultimi, per esempio in pazienti in striangioidi. Questo è il risultato finale, avevo una CNV da striangioidi che vedete qui in angiografia, già trattato con gli anti-VEGF. Questo era l'OCT pre e questo è l'OCT post. È un signore giovane, credo che anche l'età abbia un'importanza fondamentale, perché anche l'epitelio che preleviamo nella periferia ha la sua età, passatemi il termine, e quindi quando viene trapiantato è un tessuto che risponde meglio. Questo è un paziente che fa 5 decimi e legge. Questa in miopia è una CNV che non è usuale, aveva dato una rottura di epitelio pigmentato dopo iniezione, e questo è dopo il patch. Anche questa è una giovane donna che legge 3 decimi e ha una fissazione centrale, riesce a leggere caratteri più piccoli per vicino. E questo per far vedere la rivascolarizzazione del patch. Ecco, la rivascolarizzazione è la chiave. Mi sto spingendo adesso in qualche eredodistrofia dove vedo che la malattia è primariamente incentrata sull'epitelio pigmentato e secondariamente colpisce la retina. Quindi in un caso come questo, Matteo, dove ormai l'elissoide è arrivato qui, la fovea è interessata in modo, diciamo, juxtafoveale dal danno, e spiegato tutto bene al paziente, pro e contro, la fine che fa se non facciamo niente, le possibili alternative, ho deciso insieme al paziente di provare, e questo adesso è il risultato a 6 mesi. È un paziente che vede 3,5 decimi e ha una buona capacità di lettura. Posso farti una domanda? Sì. Una delle condizioni sine qua non perché il patch si rivascolarizzi è che ci sia un contatto del cuore capillare, sì, con il patch, bravo, che appoggiamo. In una condizione, sì, di questo genere, in cui non si estrae la CNV. Sì, esatto, infatti ha azzeccato il bersaglio. Infatti faccio un passo indietro, questa è una distrofia pattern che avevamo deciso di operare, io e il paziente intendo. Questo è il patch. Il patch non si è vascolarizzato e quindi è un paziente che non ha recuperato vista. Dentro il patch non vedete i grossi vasi coroideali come invece vi farò vedere in altri casi. E ho imparato da lì che quando si fa in una maculopatia senile si estrae la membrana neovascolare, poiché c'è sempre il feeder vessel, con la diatermia chiudiamo il feeder vessel, ma l'azione della diatermia serve anche a creare uno stimolo di rivascolarizzazione dal letto coroideale verso il patch. E quindi questo mi ha insegnato, e il dottor Pinacat me l'ha sottolineato in maniera particolare, a fare sempre un danno con la diatermia in sede maculare, anche quando non prelevo
la CNV. E quindi ho visto, adesso vi faccio vedere degli altri esempi, che da quando faccio così i patch si rivascolarizzano. Questo è un altro caso di una distrofia pattern che, come vedete, coinvolge sempre di più la fovea. Il paziente dal 2011 passa da 5 decimi a un decimo nel 2013, e l'anno scorso l'ho operato e adesso lui vede 2,5 decimi e ha una fissazione più centrale. Ho provato anche in una Stargardt di recente, questa è l'autofluorescenza pre e post. Questo è in assoluto il mio paziente migliore e non so se ne avrò mai uno di uguale, però è andato bene in maniera strepitosa e spero di pubblicarlo. E questo è il punto saliente dell'atto chirurgico, come vedete il vitro era completamente attaccato. E quando l'ho staccato e ho sollevato la retina, sotto aveva questo aspetto, questi fluffy deposits sull'epitelio pigmentato che ho voluto prelevare e analizzare istologicamente. Quindi ho creato un piccolo danno, diciamo, sotto la fovea, sul quale ho fatto appunto la diatermia dopo. Eccola qua. L'ho fatto analizzare e risulta che l'epitelio pigmentato è ricco di materiale granulare PAS positivo e fagolisosomi pigmentati. Adesso sto raccogliendo tutti i dati per confermare che sia veramente, anche dal punto di vista genetico, una Stargardt. Comunque, in buona sostanza, questa è la procedura chirurgica dove viene isolato il patch a tutto spessore di epitelio pigmentato e coroide. Viene fatta una diatermia molto molto pesante sui bordi del patch e poi il trapianto viene trasportato sotto la fovea. La retina viene messa giù, viene scambiato il PFCL con il silicone, si lascia l'occhio in silicone. Vedete, un patch molto largo perché i bordi vanno traumatizzati inevitabilmente dagli strumenti. E questo è un patch molto ben vascolarizzato. Vedete l'andamento dei vasi coroideali del patch, che è diverso da quello dei vasi della coroide sottostante. E questa è la serie di OCT dal pre. È un paziente di 50 anni che era arrivato a vedere 2 decimi e non leggeva più in entrambi gli occhi. E questo, ancora non so come, comunque è arrivato a 6-8 decimi in un occhio, a seconda della visita, e 4-5 decimi nell'altro e legge, ma a distanza di pochi mesi. Quindi è stato veramente un risultato molto molto particolare. È chiaro che... Sono stati pubblicati i lavori sulle atrofiche? Sulle atrofiche sono stati pubblicati, però io non sono convinta, come ti ho detto prima, che sia stata stimolata la vascolarizzazione nelle atrofiche. Questo potrebbe essere la chiave dell'insuccesso della pubblicazione. Certamente in una Stargardt, se è veramente una Stargardt, il danno è genetico e parte dai fotorecettori, magari non durerà. E nell'arco di anni anche il patch andrà in atrofia. Però se fosse vero che noi andiamo verso la terapia genica e magari un giorno riusciremo a trattare questi pazienti in questo modo, se già intanto avessimo imparato come salvarli per farli arrivare a quel punto, potrebbe essere già un buon risultato. Io direi che le altre ve le posso risparmiare. Hai altre domande?